Ciao Gianluca, potresti spiegarci com'è la situazione in questi giorni lì a Medjugorje? Allora, Gri, la situazione è questa. Cominciamo dal 2 de marzo, che già in Italia c'era abbastanza preoccupazione e qualche casino. Io questo lo sapete meglio di me perché 2 marzo voi già stavate giù. Italiani, 2 marzo sono arrivati, ma veramente penso manco un pullman, qualcosa 10-15 persone separatamente. Questo perché? Perché già giù c'erano i casini, qua ancora erano le frontiere aperte, però c'erano problemi, non si sapeva se si entrava, se non si entrava, e quindi il 2 marzo c'erano roba come 5-6 pullman dei polacchi, un paio di ucraini, però ecco. E gruppi spagnoli? Quindi Qualche spagnolo, gruppi spagnoli di 15-20 persone, un paio. mi stai dicendo poche persone? Poco e niente, come se Medjugorje era vuota. E quindi come si è evoluta poi la situazione dopo il 2 di marzo? La situazione cristiana è andata peggiorando, ecco, adesso di preciso penso 5 giorni, 6 al massimo, pure qua hanno chiuso le frontiere. Inizialmente avevano chiuso per italiani, iraniani, cinesi e sudcoreani. Dopo 3-4 giorni hanno chiuso per tutte. Questo è il motivo per cui non arrivano i pellegrini, le frontiere sono chiuse. I pellegrini non possono arrivare. Senti Gianluca, invece dici qualcosa a proposito delle messe, delle celebrazioni, lì come ci si sta regolando? Qua la messa si dice regolarmente, sia quelle lingua madre che le altre messe per le comunità. Se fa l'adorazione. Ascolta Gianluca, ma lì a Meciugori ci sono casi di contagio, che sono venuti fuori in questi giorni? Ancora non ci stanno, non parlano dei casi accertati, parlano solo di qualche persona in quarantena. Le Ma negozi, scuole, ospedali, lì come ci si sta comportando? scuole sono chiuse, gli ospedali stanno con le mascherine, hanno consigliato di non andare all'ospedale se non c'è effettivamente bisogno, come succede in Italia, però non ci sta nessun divieto a uscire. Noi camminiamo tranquillamente, giriamo e nessun problema. Andiamo a messa. Quindi l'accesso alle chiese è ancora aperto, ma c'è gente che va a seguire le funzioni. Io ho visto sia sabato all'adorazione, c'è poca gente. Ieri pure a messa, io sono andato a messa quella delle 11 croata, poche persone. Quante persone più o meno hai contato in chiesa? Sì, ci saranno state 40 persone dentro la chiesa, sarà stato grasso che cola. Il resto, tutti fuori, sparsi a macchia sulle panchine, sotto i confessionali. Pure Scusami, e la gente locale? là cercalo cristià della gente locale, perché magari la gente dei paesi vicini che solitamente il sabato sera o la domenica viene a messa a Medjugorje, ne viene molta meno perché Medjugorje, essendo punto dove arrivano da tutto il mondo, potrebbe essere un problema per via delle infezioni. Ma voi siete tranquilli? Ancora qua stiamo tutti tranquilli, ripeto, però pure qua si vede una situazione fantasma che purtroppo la gente c'ha un po' di paura per tutto quello che viene detto e se ne vanno in chiesa, magari ai paesini loro. Ma non c'è stato nessun assalto ai negozi di alimentari o ai supermercati? C'è stato qualche assalto ai supermercati giù a Mostra, ma niente ancora di panico come c'è stato giù in Italia. Gianluca, ma come vedi la struttura sanitaria del posto nella malaugurata ipotesi che dovesse succedere anche qualche cosa lì da voi? Se succede qua una cosa del genere, gli ospedali poi non sono preparati come i nostri, non stanno attrezzati come i nostri. Quindi pure qua è tutta una cosa. Ma in tutto questo, Fra Marinko, il parroco di Meciugori, ha detto qualcosa ai suoi fedeli? Ieri Fra Marinko, dopo la messa, sia a mezzogiorno sia quella della sera, l'ha detto tranquillamente, ha detto questa cosa, sto virus, tanto hanno pregato per tutte le terre che sono flagellate da sta cosa, però che sto virus rafforzi sia
l'immunità del corpo e l'immunità dell'anima. Confidare nella Madonna, la preghiera, l'adorazione, la Santa Messa. Questo alla fine i cinque sassi, questo è quello che ha ricordato ieri Fra Marinco pure le persone del posto. Tutti i negozi sono praticamente chiusi, ma che prospettive ci sono per l'apparizione di dopodomani? 90% dei negozi è chiuso perché comunque sia souvenir, queste cose tutto chiuso perché frontiere chiuse non arriva nessuno, quindi il souvenir non lo compra quello del posto. E sicuramente pure dopodomani all'apparizione, come si dice, saremo io, mamma, te e tu. Negozi chiusi, frontiere chiuse, ma secondo te la gente ha ancora fame di Medjugorje? La gente vuole venire cristiana, a me i gruppi mi chiamano, hanno voglia di sapere, gli italiani, addirittura tanti gruppi, io ho sentito pure altri capigruppi, hanno disdetto già fino al Festival dei Giovani Cristiani, alberghi sono vuoti, la gente è preoccupata, giustamente quelli che dovevano venire per questa apparizione, alcuni o non sono riusciti a passare le frontiere, o qualche titolare d'albergo che ha un po' di decenza, un po' di cervello, che guarda la salute, ha chiamato i gruppi e ha detto guardate che se, anche se riuscite a entrare dovete fare la quarantena, quindi ci dovete stare 15 giorni qua chiusi dentro la struttura, se c'è qualcosa, problemi dovete andare a Mostar, quando tornate a casa poi dovete fare le quarantene pure a casa vostra, quindi ho detto rimandate il viaggio, adesso la situazione è questa e non si può fare. Questo è quanto cristiano. Finita la Pasqua, questa è un'opinione mia, la situazione ricomincia a tornare normale. Quindi Gianluca, la tua speranza, il tuo pensiero, che è quello poi di tutti quanti noi, è che passata questa Pasqua comunque si possa tornare tranquillamente lì a visitare questo luogo santo. Forse ricomincerà un po' tutta la normalità, riprenderanno pure i viaggi, però questo non si può sapere, Cristiano. Vedremo piano piano.